A circa un anno dal 21 gennaio 2014, quindi dagli eventi che hanno visto il crollo del versante di Via Matrice, sono stati aggiudicati alla ditta Gian Petruzzi di Sant'Eramo i lavori per la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza di tutto il versante. I lavori dureranno 90 giorni complessivamente ed oggi presso la sede municipale il sindaco Vito De Palma ha illustrato sia l'avvio di questo progetto sia tutti gli altri progetti che riguardano il centro storico di Ginosa. Sindaco, il 14 gennaio sono stati aggiudicati i lavori per la rimozione delle macerie di Via Matrice. Cosa prevedono i lavori e quanto dureranno? I lavori prevedono complessivamente la messa in sicurezza di tutta la zona, la rimozione delle macerie, quindi diciamo in buona sostanza la percorribilità dell'intero tratto purtroppo interessato dal crollo. Con un ulteriore progetto che stiamo realizzando invece ovviamente si penserà ai servizi e la ribasolatura della zona e tutto ciò che ovviamente è collegato. I tempi di intervento previsti dal cronoprogramma della ditta stessa sono 90 giorni, adesso avremo una decina di giorni, diciamo fino a fine mese, per l'acquisizione della documentazione, quella prevista diciamo, di routine dalla norma. Dopodiché io, se non ci sono ulteriori incidenti di percorso, che mi auguro che non ci siano, penso che entro la fine del mese di maggio noi riapriremo al transito pedonale Via Matrice. Quello veicolare ovviamente penso che non vedrà più il transito su quella zona. Nel frattempo si sta affrontando la criticità per i lavori del castello, quindi è stato sistemato il ponte e Ice Consulting ha fatto delle indagini geognostiche, no, per vedere lo stato del castello. Sì, ci sono diversi interventi. Sul castello abbiamo intanto gli interventi di sommorgenza che ha fatto il comune. Poi c'è un progetto realizzato dal comune stesso con il contributo di alcuni tecnici locali per la ricostruzione del pianoro, la messa in sicurezza dello stesso e di tutte le grotte e le cavità che sono alla base. Questo progetto è stato candidato ai fondi dell'8x1000, quindi cioè, attendiamo fiduciosi che questo progetto possa essere finanziato, sono un progetto di 3 milioni e mezzo di euro. Contemporaneamente è stato fatto fare a una ditta di Pisa il monitoraggio strutturale di tutto il castello e la zona limitrofa. Nei prossimi giorni questa ditta dovrà consegnare ufficialmente questo documento che tra le altre cose, oltre che necessario per i lavori di messa in sicurezza, l'ha ritenuto anche interessante per l'alto valore scientifico che può esserci, tant'è che la stessa ditta ci ha chiesto l'autorizzazione di poterlo utilizzare appunto al congresso internazionale che si terrà presso l'Università di Valencia in Spagna. Noi li abbiamo autorizzati, diciamo che tutto sommato questa opportunità potrebbe anche essere un'opportunità di marketing per quanto riguarda il nostro territorio. Ci sono una serie di iniziative in corso che stanno andando avanti. Un'ultima domanda, a seguito delle indagini del CNR, no? Riguardo tutte le cavità del centro storico, a breve lei ha detto parte un'ordinanza con la quale si impone ai privati di fare lavori di messa in sicurezza. Questo significa che, atteso che si facciano i lavori, i privati ad oggi sgomberati potranno rientrare nelle loro case? No, questo significa che gli interessati dalle ordinanze, che per la verità avevano già la possibilità, anzi l'obbligo, di doverlo fare attraverso la visualizzazione insomma, dei dati del CNR, e con l'ordinanza invece gli viene imposto, obbligato a farli. I titolari di abitazioni non interessate da queste ordinanze, ma che comunque sia ricadono nella zona rossa, chiaramente c'è ancora quell'ordinanza e fin quando i vigili del fuoco non daranno l'assenso non penso che potrebbero ritornare. Ovviamente prima si interviene nella parte delle cavità interessate, attenzionate dal CNR, prima si può rientrare in tutte le abitazioni e si ritorna alla normalità.